Omicidio di Via del Veltro, la convivente di Libero Foti ha confessato telefonicamente dall'Ucraina di aver ucciso il compagno per difesa personale. Si finge un maresciallo dei carabinieri per truffare un'anziana, ma lei sventa tutto e avvisa la sala operativa della questura. Incidente frontale tra due auto, ieri sera in strada costiera, 4 le persone coinvolte e soccorsi dai sanitari del 118. Allerta meteo di colore giallo su tutta la pianura e la costa, previste forti piogge in tutta la regione, atteso il picco di marea tra questa notte e domani mattina. Il sindaco Roberto Di Piazza, ieri sera a Ringa, ha confermato le voci di una possibile ricostruzione dell'acqua marina in Porto Vecchio. Inaugurata ieri al commissariato di San Sabba una sala d'ascolto protetto per le vittime di abusi e violenze. Nono Memorial Andrea e Francesco, l'appuntamento di Calicanto che coinvolge tantissimi ragazzi nello sport tra abili e diversamente abili. Buonasera dal telegiornale di Tele4, dunque in apertura la notizia, ha confessato per telefono dall'Ucraina, è stata Olena Leri a uccidere il convivente Libero Foti nella loro casa di Via del Veltro. Sarebbe stato il tragico epilogo di una lite scoppiata, pare, perché l'uomo non voleva che lei tornasse nel suo paese. Vediamo. Olena Leri ha confessato di aver ucciso il convivente Libero Foti. Lo ha fatto telefonicamente dall'Ucraina al PM Frezza e agli investigatori della squadra mobile. L'anziano, trovato morto sul balcone di casa il 2 novembre scorso, avvolto in sacchi neri e coperte, si sarebbe opposto al ritorno in Ucraina della convivente. Per questo lei lo avrebbe ucciso al culmine di una lite, forse per difendersi da un'aggressione di lui, colpendolo in testa con una bottiglia e soffocandolo con un sacchetto nero della spazzatura. Svelato dunque il delitto di Via del Veltro grazie alle indagini della mobile coordinate dalla procura, partite con il macabro ritrovamento del cadavere sul terrazzo al terzo piano dello stabile Ater. Determinante la prima testimonianza. La mattina di sabato 12 ottobre i vicini di casa hanno sentito rumori e grida dall'appartamento di Foti. La polizia ha poi accertato che nella stessa giornata alle 14 Olena Leri è partita dall'aeroporto di Venezia con volo diretto a Kiev. La donna aveva acquistato il biglietto aereo il 25 settembre e aveva fatto la spesa pochi giorni prima del 12 ottobre, acquistando tra l'altro sacchi neri per l'immondizia. La lite sarebbe dunque scoppiata per l'opposizione di Libero Foti alla ferma volontà della donna di tornare al suo paese d'origine per raggiungere la figlia e attendere con lei il decorso della grave malattia che aveva da tempo. Raggiunta al telefono, Olena Leri ha spiegato di aver ucciso il suo compagno per respingere i suoi tentativi di colpirla con un coltello, proprio attorno alle 5 del mattino del 12 ottobre. Dopo averlo colpito in testa con una bottiglia, lo ha soffocato, ne ha chiuso il corpo in alcuni sacchi neri e dopo averlo avvolto in alcune coperte per meglio spostarlo sul pavimento, lo ha sistemato sul poggiolo. Una testimonianza che combacia con le analisi della scena del crimine della polizia scientifica, che hanno svelato anche un altro particolare. L'uomo è stato accoltellato con un fendente non penetrante al collo e alla mano, verosimilmente dopo la sua stessa morte. Ancora a cronaca, un finto maresciallo dei carabinieri e un finto avvocato hanno cercato di spillare i gioielli a un'anziana con la scusa di sanare una presunta infrazione commessa dalla nipote, ma la truffa però è stata sventata dalla stessa donna. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin. Una truffa ai danni di un'anziana, che però non è andata a buon fine. Ieri mattina la donna ha ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo dei carabinieri, il quale ha comunicato all'anziana di aver beccato la nipote alla guida della macchina senza copertura assicurativa. Il finto maresciallo dei carabinieri ha quindi cercato di convincere la donna a consegnare i gioielli che teneva in casa a un avvocato che sarebbe passato di lì a poco, il tutto per sanare la vicenda per le vie brevi. E infatti poco dopo ecco arrivare il presunto avvocato all'abitazione dell'anziana nel rione di Ponziana, ma la donna, memore di un episodio analogo che l'aveva coinvolta, non si è lasciata intimorire dal truffatore e gli ha chiesto di esibire un documento. Il malfattore, forse capendo di non poter ingannare la donna, si è defilato con la scusa di andare a recuperare i documenti sotto la sella dello scooter.
L'anziana ha infine preso il telefono e avvertito la questura di quello che le era appena successo. La sala operativa ha messo subito in moto gli agenti per rintracciare il truffatore, ma per ora a nulla sono valse le ricerche nella zona di residenza della donna. Stavolta la truffa è stata sventata dalla stessa anziana, che ha provveduto a tutelarsi senza farsi raggirare. E proseguiamo con la cronaca, con altre notizie di cronaca cittadina raccolte in sintesi nel prossimo servizio. Incidente frontale fra due auto in strada costiera è successo ieri intorno alle 22:30 all'altezza del restringimento per i lavori. Sono 4 le persone coinvolte, per fortuna con ferite lievi. 3 di loro erano all'interno di una Suzuki, l'altra persona invece era in una Fiat 600. E proprio la conducente di questa è stata estratta dalle lamiere accartocciate dell'auto grazie all'utilizzo delle pinze oleodinamiche dei vigili del fuoco giunti sul posto per i soccorsi assieme alla polizia stradale e alla polizia municipale. Durante le operazioni di soccorso per favorire la rimozione delle auto semidistrutte per la messa in sicurezza dell'area, la strada costiera è stata chiusa al traffico. Ha lasciato lavatrice, televisore e mobili abbandonati davanti ai bottini dell'immondizia in via Piccardi. È successo alcuni giorni fa e se ne sono accorti gli agenti della polizia locale, occupati nel monitoraggio del territorio. A un certo punto gli operatori si sono imbattuti nella mini discarica abusiva. Gli agenti hanno quindi iniziato a indagare, scoprendo in breve tempo il responsabile dell'abbandono. L'uomo è stato sanzionato, in base all'articolo 23 del regolamento gestione rifiuti, a un pagamento di 600 euro di multa. Incidente questo pomeriggio all'incrocio tra via Alberti e via San Marco. Nel sinistro sono stati coinvolti uno scooter e una macchina. Lo scontro potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale per i rilievi e il personale del 118 che ha portato lo scooterista ferito in ospedale a Cattinara. Un altro incidente, sempre questo pomeriggio, all'incrocio tra via del Teatro Romano e Corso Italia, tra due macchine. Il sinistro è stato causato da una mancata precedenza. Forse una delle due macchine è passata mentre il semaforo era rosso. Sul posto, polizia locale 118, mentre il traffico, poco dopo il sinistro, ha subito rallentamenti. Era ricercato da anni per un furto d'auto, è stato arrestato a Trieste dai carabinieri. Si tratta di un cittadino romeno, quarantenne, latitante, che stava cercando di rientrare in Italia. Vediamo che cosa è successo nel prossimo servizio. Un latitante, ricercato dalle autorità, è stato arrestato e ora dovrà scontare 8 mesi di reclusione. Il protagonista della vicenda è un quarantenne romeno che nella sera del 20 novembre scorso stava viaggiando a bordo del proprio pullman per entrare in Italia attraverso gli ex valichi confinanti. I carabinieri del comando di Aurisina erano nella zona nell'ambito dei controlli ai confini per monitorare l'ingresso nel nostro territorio di uomini e mezzi e per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. E proprio l'equipaggio della sala di intervento operativo ha controllato il quarantenne mentre entrava in Italia. Fatti i dovuti accertamenti, è emerso che il cittadino romeno era ricercato perché su di lui pendeva già un ordine di carcerazione per furto aggravato. Infatti l'uomo, alcuni anni fa, aveva rubato a Milano una macchina alla quale aveva letteralmente staccato la portiera per sedersi e metterla in moto. Il romeno quarantenne, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato dai carabinieri al Coroneo, dove sconterà gli 8 mesi di carcere. Non si può ancora stare tranquilli sul fronte del maltempo perché la Protezione Civile della Regione ha diramato una nuova allerta di colore giallo per rischio idraulico costiero fino a domani. Sentiamo Bianca Navarra. Ieri la Protezione Civile aveva diramato un'allerta meteo di colore giallo per rischio idraulico costiero. Questa mattina non sono stati ancora registrati danni o mareggiate e l'allerta comunque rimane attiva fino a domani. Sulla costa si prevede ancora acqua alta, in particolare a Grado e Duino. Nel dettaglio a Trieste per oggi i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con schiarite previste in serata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata le temperature massime saranno di 16 gradi e le minime di 12. Questa notte potrebbero esserci alcuni locali rovesci sulla costa, per domani pomeriggio invece non sono previste piogge ma si alzerà la bora.
E anche la recente ondata di maltempo ci ha ricordato l'importanza di interventi di manutenzione ordinaria e costante in difesa del suolo e in contrasto al dissesto idrogeologico. È il commento dell'assessore alla difesa dell'ambiente della regione Fabio Scoccimarro alla delibera approvata dalla giunta regionale con cui vengono ripartiti 750.000 euro tra 6 comuni per realizzare opere di difesa. Le amministrazioni locali beneficiarie sono in provincia di Trieste e San Dorligo della Valle e 5 in provincia di Udine, Forgaria, Lusevera, Ovaro, Taipana e Tarcento, alle quali i fondi sono concessi per la progettazione e l'esecuzione di nuove opere prevalentemente a difesa dai fenomeni franosi. Gli interventi andranno così a mitigare dissesti di natura idrogeologica localizzati sul territorio comunale e necessari a garantire la tutela della pubblica incolumità sia dei centri abitati sia delle reti viarie, riporta appunto una nota della regione. Ieri sera a Ring c'era come ospite il sindaco Roberto Di Piazza. Tra i vari temi trattati anche la piscina, il caso della piscina acquamarina. Si ricostruirà in Porto Vecchio, vediamo l'estratto della puntata di ieri sera. Al 27 arriva il presidente, un presidente importante, mettiamola così per non anticipare. Beh, insomma, credito sportivo, insomma, anche dire, arriva il presidente del credito sportivo e verrà presa questa decisione che anticipo già, che verrà realizzata questa piscina terapeutica nella zona del Porto Vecchio subito dopo il centro congressi, andando verso Barcola, c'è il grande parcheggio che stiamo realizzando adesso per il centro congressi che verrà utilizzato anche da questa piscina, che non sarà solo una piscina, ci saranno le saune, ci sarà il fitness, cioè una cosa molto molto importante. Questo succede al 27, cioè credo che sia giovedì prossimo. Senta, se non è giovedì è mercoledì. Perché lei ha scelto quella linea per, lì, allora, per rispondere non... ai cittadini, pensavo di poter mettere in piedi una tensiostruttura dietro la cosa. Costava milioni, bisognava scavare, bisognava fare progetti, eccetera. E penso che è molto più facile se andiamo a realizzare immediatamente una struttura nuova. E queste le parole appunto del sindaco Di Piazza. Ora una notizia, le sardine, questo fenomeno insomma che sta prendendo piede un po' in tutta Italia, le sardine del Friuli Venezia Giulia hanno scelto, sarà Monfalcone la piazza in cui si svolgerà la manifestazione Sardine FVG. Fissata anche la data e l'ora, sabato 30 novembre alle 17 in Piazza della Repubblica, appunto nella città dei cantieri. La piazza è stata scelta alla luce, si legge appunto nei comunicati delle sardine, del suo importante valore simbolico e perché facilmente raggiungibile anche da chi arriva da altre città. Parliamo di economia e di occupazione con un'indagine dell'IRES Friuli Venezia Giulia curata dal ricercatore Alessandro Russo su dati INPS che parlano appunto del lavoro nella nostra regione negli ultimi 10 anni. Vediamo. Nel 2018 il numero di lavoratori dipendenti del settore privato in Friuli Venezia Giulia è tornato ai livelli di 10 anni prima, secondo un'indagine dell'IRES Friuli Venezia Giulia curata dal ricercatore Alessandro Russo sui dati INPS e resa nota oggi. A seguito della crisi economica si erano persi circa 26.000 occupati dipendenti nel settore privato, con una variazione negativa pari a meno 8,7% tra il 2008 e il 2014. Il quadriennio successivo è stato caratterizzato da una dinamica di segno opposto che ha riportato il numero di occupati dipendenti sopra le 298.000 unità nel 2018. Secondo l'IRES, quella del Friuli Venezia Giulia però è la dinamica peggiore di tutto il nord del paese, dato che solo il Piemonte mostra una variazione analoga. Il confronto a livello territoriale evidenzia che solo nelle province di Gorizia e Trieste il saldo è positivo, mentre quelle di Pordenone e Udine presentano ancora un divario negativo. Tra gli altri dati è emerso che dal 2008
a oggi, in regione l'occupazione femminile è cresciuta del 2,1%, mentre quella maschile ha evidenziato una flessione pari a meno 1%. Forte diminuzione del numero di occupati dipendenti under 45, mentre è stato registrato al contrario un consistente numero degli over 45, sia come conseguenza dell'innalzamento dell'età del pensionamento, sia come effetto delle dinamiche demografiche in atto. L'ultimo decennio è stato anche caratterizzato da un aumento sostenuto dei rapporti di lavoro a tempo parziale, cresciuti di quasi 22.000 unità. La recente ripresa dell'occupazione ha riguardato soprattutto la componente a tempo determinato, più 52,4%, mentre i lavoratori a tempo indeterminato sono aumentati solo del 2,6%. Parleremo ancora di economia, di sviluppo dell'aeroporto, ma anche di tanti altri temi dopo un po' di pubblicità. Restate con noi. Lo sviluppo dell'aeroporto di Trieste passa anche attraverso la crescita delle altre infrastrutture regionali. Se ne è parlato all'incontro organizzato l'altra sera dal Propeller Club a Ronchi dei Legionari. Vediamo. Il porto è un fulcro, è un elemento determinante del sistema regionale complessivo della mobilità dei passeggeri, della mobilità delle merci. Quindi è evidente che quando parte di questo sistema ha una crescita, se ne beneficia, come dire, gli altri del sistema stesso. Quindi è molto importante ovviamente per la parte merci e anche per l'aeroporto. Così il direttore di Trieste Airport Marco Consalvo, a margine del convegno sul polo intermodale e sul sistema regionale del trasporto passeggeri organizzato a Ronchi con l'International Propeller Club Port of Monfalcone e moderato dal giornalista Riccardo Coretti. I numeri del 2018 vedono Ronchi in netto svantaggio rispetto agli aeroporti del nord-est, tutti in crescita con percentuali a doppia cifra contro il 6,3% di Ronchi. Ma secondo il direttore i numeri vanno contestualizzati e chiusa la prima fase di ristrutturazione parte la seconda con l'obiettivo della crescita. La privatizzazione è stata completata a luglio di quest'anno, adesso entriamo in una nuova fase dove l'elemento determinante, perché oggi ci sono le condizioni diverse da un paio d'anni fa, è quella di crescere soprattutto con i collegamenti e con il numero di passeggeri. In questo senso è l'intero sistema regionale che cresce, deve crescere, e quindi è determinante la mobilità di accesso all'aeroporto e anche l'offerta turistica di questa regione. Buoni risultati di crescita per lo scalo aeroportuale regionale sono attesi dal potenziamento dei collegamenti in chiave turistica. È partito da qualche settimana il collegamento con Malta, operato da Ryanair. A marzo parte un ulteriore collegamento Ryanair per Cagliari. Poi avremo molto probabilmente il collegamento con Tirana e Kiev operato da un'altra compagnia, da Ernest, e stiamo negoziando ancora altre cose. Dalle nostre previsioni il 2020 possiamo fare una crescita dell'ordine del 10%. Mitja Jaluz, oltre a essere, lo sapete tutti, presidente della società Velika Barcola e Grignano, è anche professore di giurisprudenza e oggi ha vinto il concorso da professore ordinario di procedura penale all'Università di Genova. Jaluz ha commentato su Facebook: è un grande traguardo per cui ho lavorato davvero tanto in questi anni. Un grazie al mio maestro, a tutti i miei allievi, alle tante persone che mi hanno accompagnato in questo percorso. Sarà un lavoro bellissimo, prosegue in un università prestigiosa, ma voglio rassicurare tutti sull'impegno per la mia città e per la Barcolana. Sto già pianificando tutte le trasferte per esserci con l'impegno e la dedizione di sempre, quindi anche per tranquillizzare tutti gli appassionati della Barcolana. Nono Memorial Andrea e Francesco, l'appuntamento che ogni anno coinvolge tantissimi ragazzi nello sport tra abili e diversamente abili, grazie al lavoro giornaliero della Calicanto Onlus. Vediamo il servizio.
Calicante Onlus lavora ogni giorno con diverse attività sportive. È stata la prima associazione italiana ad aver promosso lo sport tra abili e diversamente abili, che nel corso del tempo è stato affiancato anche da altre attività. L'obiettivo è quello di aiutare i giovani a crescere nel rispetto reciproco e senza lasciarsi condizionare da paure e pregiudizi. Calicanto, come ormai è noto per tanti triestini, lavora in maniera continuativa ogni giorno dell'anno con le attività sportive, perché è quello che ci contraddistingue, perché noi siamo un'associazione sportiva, quindi pallavolo, pallacanestro, calcio, nuoto, pallanuoto, e poi ovviamente abbiamo la musica integrata e questo ambizioso e importante progetto di avvicinamento laboratoriale, di avvicinamento lavorativo. La Calicanto Onlus qui a Trieste sta dando un esempio a tante associazioni per quanto riguarda l'integrazione dei ragazzi, dei bambini. Come ogni anno torna l'appuntamento del Memorial Andrea e Francesco con la pallavolo integrata. È una giornata comunque di gioia, il gioco di pallavolo integrata in famiglia, dove realtà sociali, realtà di enti privati e pubblici, accogliendo all'interno del proprio nucleo sportivo, della squadra, un ragazzo atleta della Calicanto, possono vivere quello che noi di Calicanto viviamo ogni giorno, il concetto di integrazione e di inclusione. Inoltre anche le scuole triestine, e non solo, hanno partecipato a questa grande giornata di festa. Ci troviamo qui a Trieste per una realizzazione del buffet in memoria alpina e come ogni anno partecipiamo a questa manifestazione. Abbiamo preparato delle pizze, dei finger food, dei dolci, dei rosti, poi degli strudel. È bello vedere partecipare tutti i ragazzi assieme, giocare a pallavolo. Davvero bello. Restiamo in ambito sportivo, perché è arrivata da poco alla nostra redazione una lettera aperta di Mario Ghiacci a Trieste, alla città di Trieste. Allora, per la terza volta comincia così la lettera: oggi è il mio primo giorno da presidente della Pallacanestro Trieste, la strada che mi ha portato e riportato qui è degna di un film d'azione, o più che altro una grande storia d'amore per la pallacanestro con Trieste, con la società che negli ultimi 4 anni ha vissuto un grande sogno e si è risvegliata in un incubo. Questi non sono stati mesi facili, non è stato un romanzo rosa, dice: da aprile a oggi abbiamo mantenuto la calma, ci siamo mossi con prudenza, tenuto i piedi ben piantati a terra e fatto riferimento a una compagine societaria, quella storica, che non ci ha mai abbandonato e che ci ha guidato durante la burrasca. Ieri quei soci storici hanno scelto di investire ancora, impegnandosi in prima persona con le proprie risorse, hanno ricapitalizzato la società per renderla attraente sul mercato, perché l'assenza di main sponsor è solo la risposta concreta di un mercato competitivo dove la verità è fin troppo semplice, scrive Ghiacci. Quando mancano certezze non ci sono le condizioni per investire. È per questo che io oggi sono ottimista, prosegue Ghiacci. L'assemblea dei soci ieri ha dato prima di tutto un forte segnale al mercato. I tifosi della Pallacanestro Trieste dovrebbero ringraziare uno a uno questi soci che in gran silenzio e senza voler apparire hanno investito ancora e di nuovo. Sono i primi a credere con grande determinazione che la Pallacanestro Trieste deve restare in Serie A. Ora vi dico, conclude Ghiacci, di cosa abbiamo bisogno: del vostro affetto e supporto, sempre di maggiori sponsor minori, ovvero di realtà locali che comprendano il valore di investire in noi, non solo per affetto e passione, ma per il reale potenziale che il nostro pubblico e il nostro sport rappresentano a Trieste. Un bel messaggio di avvio nuovamente di questo importante incarico per Mario Ghiacci. Inaugurata ieri al commissariato di polizia di San Sabba una sala d'ascolto per le fasce deboli, dedicata in particolare alle vittime di abusi e violenze. Vediamo. Un nuovo spazio dedicato all'ascolto protetto delle vittime di abusi, violenze e maltrattamenti è stato inaugurato ieri al commissariato di San Sabba, alla presenza del questore Petronzi, del sostituto procuratore Chergia e di varie autorità, tra cui gli assessori comunale Grilli e regionale Scoccimarro. La regione doverosamente deve essere a fianco delle istituzioni, in questo caso della polizia e tutte le forze d'ordine, quando fanno iniziative di questo tipo. Una sala per ascolto, per mettere a proprio agio le vittime della violenza familiare, non solo sessuale, bambini.
Lunedì 25 novembre sarà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e la Polizia di Stato ha voluto anticipare così la campagna di prevenzione nazionale intitolata Questo non è amore. Lunedì gli operatori di polizia saranno presenti in centro città con un camper per parlare dell'iniziativa. Finché possono dialogare con degli operatori qualificati, quindi anche un cambio culturale da parte degli operatori appunto delle forze dell'ordine e anche un cambio culturale, proviamo noi, affinché questo tipo di violenze cessi. Lo spazio all'interno del commissariato è intitolato a Dafne, la ninfa che nella mitologia greca fuggiva dall'insistente dio Apollo. Il fenomeno della violenza sulle donne vede la provincia di Trieste al primo posto per numero di denunce. Il numero delle denunce aumentano, ma questo è un segno positivo, le vedo nel senso che c'è una grossa sensibilità e fiducia da parte del popolazione della nostra regione nei confronti delle forze dell'ordine, della magistratura, sapendo che la denuncia poi va a incidere in quello che può essere poi una fine di quella che è la persecuzione, la violenza e quant'altro. E quindi non credo che la nostra regione, Trieste in particolare, siano violenti, penso che siano consapevoli i cittadini che la denuncia può risolvere il problema. Anche il Comune di Trieste ha avviato la raccolta autunnale della cimice marmorata asiatica a causa di rilevanti danni alle produzioni agricole. Vediamo. La cimice asiatica è una vera e propria calamità. I danni stimati per quest'anno solo al nord Italia sono pari a 350 milioni di euro, solo per pere, pesche e nettarine. E in determinati periodi dell'anno, con notevoli fastidi, anche alla popolazione. Il Comune di Trieste rende noto che insieme ad Ersa sta prendendo il via in questi giorni su tutto il territorio regionale la raccolta autunnale della cimice marmorata asiatica. Per quanto riguarda in particolare l'area triestina, l'assessore comunale alle attività economiche Serena Tonel, pur osservando come la nostra sia una zona di media incidenza del fenomeno, diversamente da altre aree come quella friulana, dove la presenza della cimice asiatica costituisce una vera e pesante infestazione. Il Comune rivolge un invito a tutti, e in particolare ai titolari delle aziende agricole del Carso, a non sottovalutare il problema e a collaborare alla raccolta di tali insetti come richiesto dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale e seguendo le indicazioni fornite dall'ente regionale. Siamo in chiusura, vi ricordo che domani mattina a Sveglia Trieste ci saranno ospiti Gianluca Maresca della CISL e l'attore Alessio Colautti. Inoltre vi ricordo che domani sera alle 20.05 ci sarà la replica, sempre su Tele4, dell'opera I Puritani. È tutto per questa sera, grazie dell'attenzione e buona serata.